Ecco qui con la trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo che va in onda ogni giovedì di Radio Gamma 5. E appunto, come sempre, da ormai da 10 anni, perché ricordiamo che il 27 novembre 1996 io e Claudio cominciavamo questa trasmissione e da allora abbiamo sempre proseguito, sempre in diretta. Ormai entriamo in 10 anni di trasmissione. L'anno prossimo, appunto, noi festeggeremo il 10º anno. E oltre a festeggiare il 10º anno, la radio festeggerà il 30° della sua esistenza, e questo è già un dato molto importante e molto bello. Perciò appunto avremo una doppia ricorrenza, anzi, avremo una terza che ricorda sempre noi pagani, perché l'anno prossimo saranno ben oltre i 20 anni della fondazione del primo gruppo politeista del Vicentino, che cominciò la sua battaglia proprio soprattutto concentrandosi sul Monte Sumano, proprio per ricordare che il sacro monte non doveva essere deturpato da una croce, che è un inquinamento dal punto di vista visivo, dal punto di vista proprio dell'immagine, dell'architettura, che era una deturpazione dell'ambiente, del paesaggio, e noi appunto proponevamo che fosse trasportata, traslata in un luogo più acconcio e un luogo diverso. Bene, perciò siamo appunto a 2 ricorrenze e 3 con la radio. Partiamo un po' con alcune iniziative. Io ricordo appunto che sabato 3 dicembre, qui in sala radio Gamma 5, faremo la presentazione del video del congresso Mondiale delle Religioni tenuto ad Anversa a giugno di quest'anno. C'è stato anche un collegamento telefonico, qualcuno lo ricorderà, proprio con gli amici che erano presenti al convegno e con alcune persone che sono intervenute. Claudio e gli amici che erano presenti, la delegazione della Federazione Pagana, ha realizzato un video su questo congresso, e sabato 3 dicembre alle ore 20:30, 20:45, qui in sala Radio Gamma 5 sarà presentato, sarà visionato e si potrà discutere, vedere e incontrarci. Perciò questo è un appuntamento che io ricordo, che è un appuntamento per noi pagani importanti. Ricordo un altro appuntamento che ha un significato interessante, anche perché tra l'altro è il primo congresso che si svolge, ha un'attinenza con la radio in quanto ci sono gli amici della Salute e Ambiente, l'associazione appunto che vive in simbiosi con Radio Gamma 5, che sono dei promotori di questo congresso. E diciamo che è il primo congresso di studi laici sul cristianesimo, Gesuscia. Si terrà domenica 27 novembre 2005 al Palazzo dei Congressi, in via Scavi 14, a Montecorso Terme, Padova. Inizierà alle ore 9:30 e l'ingresso è libero. Andrà avanti tutta la giornata, io non so appunto l'ora di termine, però invito tutti quanti a essere presenti, in quanto dal programma che io ho qui sotto mano sono 5 relazioni molto interessanti e che per tutte quante meritano di essere ascoltate, discusse e conosciute. La prima relazione più importante, a mio avviso, perché esiste una certa affinità anche con quello che dice, con quello che sostiene, con quello che ha detto, sul come si è presentato, è quella dell'ingegnere Roberto Vacca, che parlerà di razionalismo, religione e superstizione. Ci sarà Enrico Galavotti, che parlerà di studi laici sulle religioni in internet. Davide Donini, che parlerà su Gesù, una vicenda storica da riscoprire. Luigi Cascioli, un processo sull'esistenza di Gesù. Luigi Cascioli appunto è famoso perché ha denunciato il parroco del suo paese per abuso di credulità popolare, in quanto questo parroco sosteneva l'esistenza storica di Gesù Cristo. Questo è un problema per noi pagani secondario, però logicamente dal punto di vista degli studi storici, dal punto di vista della laicità, ha una sua importanza e sarà anche appunto interessante ascoltare la sua relazione. E chiuderà appunto il relatore, almeno i 5 relatori ufficiali, Ludovico Mazzero, che dirà quali verità su Gesù Cristo. È importante un momento come questo, in cui purtroppo la presenza monoteista, la presenza clericale, la presenza dei cristiani, dei cattolici, dei musulmani, degli ebrei, sono continuamente all'assalto della vita civile, della vita delle persone, della società, delle culture, della civiltà, andare anche a concepire un qualcosa che vada a demolire il monoteismo. E penso che la relazione di Roberto Vacca, che parlerà di razionalismo, religione e superstizione, ricordo che da sempre il cristianesimo, fin dalla sua comparsa, fu giustamente accusato di essere una superstizione, ed effettivamente è una superstizione. Perciò ascolteremo anche la sua relazione. Ci sarà appunto la possibilità di ascoltarlo, allora io ricordo l'appuntamento. Beh, l'appuntamento è domenica 27 novembre 2005. Palazzo dei Congressi, via Scavi 14, a Montecorso Terme, inizio alle ore 9:30, l'ingresso è libero.
Diamo anche il via alle telefonate, visto che ci sono alcuni ascoltatori che sono qui a premere. Bene, pronto? Pronto, gamma 5? Sì, gamma 5. Ciao, volevo un favore, per piacere. Aspetta che allora ti metto in privato, visto che è un favore. Sì, sì. Siamo in diretta. Aspetta, qua mi sa che c'è un problema. Parla pure, perché qua... Gioacchino Chiarini. Ah, si deve essere a posto, perché sennò c'era un problema. Gioacchino Chiarini, professore ordinario di letteratura latina della facoltà di lettere. Puoi ripetere? No, perché c'era un problema con quella linea. Puoi ripetere il titolo del libro, che così se qualche ascoltatore è interessato alle tematiche può recuperarlo. Sì. I cieli del mito. I cieli del mito, di Gioacchino Chiarini. Sì. Letteratura e cosmo, da Omero a Ovidio. Dunque, è una casa editrice mai sentita della Diabasis. Non la conosco. Diabasis nuova, che la copertina, che se Hermes, Mercurio con l'asta, i serpenti, non so. Sì, 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 il caduceo. Caduceo, bravo. Dunque, niente, adesso leso chi che è Gioacchino Chiarini, professore ordinario di letteratura latina nella facoltà di lettere e filosofia, di cui è preside nell'Università di Siena, dirige il centro Warburg Italia. Tra le sue principali pubblicazioni sono da ricordare la traduzione delle Confessioni di Agostino, Milano 92-97, con M. Bettini, A. Fo e G. Guastalla e R. Oniga, R. Oniga. La letteratura latina, storia letteraria e antropologia romana, Firenze 1996, ora divenuta, cioè sto titolo qua è divenuta col titolo Il Bosco Sacro, Firenze 2005, epoca è scritto Cultura e letteratura a Roma, Firenze 96, sua La curatela delle poesie di Catullo, Milano 96 e Cosmos, itinerari nell'epica classica, Milano 98. Niente, a me lo leggerai e poi ci farei sapere qualcosa, sì, sul libro. È un bel tomo, 350 pagine, 22 euro, niente, parla di tutti i figli di Sole, Marte, Giove, Saturno, mette Saturno al primo posto, di quelli che conosciamo, dei più famosi, perché logicamente se andiamo a parlare di tutte le mitologie antiche ne sono a migliaia dei figli, insomma, del Sole. Sì, dopo che tutti gli inni, tutti i ricordi tratti dall'Iliade, l'Eneide, dall'Odissea, per esempio qua che c'è l'Alcmena, dunque davvero per Polluce, se c'è una cosa, cioè tutti quanti i miti che raccontano, che hanno a che fare. Tutti i racconti, tutti i tralci citazioni appunto delle opere, appunto, che danno, esatto, un collegamento storico e culturale o antropologico alle varie divinità. Esatto, parla Giove qua, per esempio: noi siamo dei, i vostri empi vicini pagheranno il fio meritato, a voi sarà dato di scampare alla sciagura, solo lasciate la casa, seguite i nostri passi, venite con noi in cima al monte. Dopo c'è un'altra, è un'altra cosa, dunque, il cielo è degli dèi, dice, prima pagina qua, per gli antichi il cielo era il luogo delle forze reali e dei meccanismi che regolano l'agire umano, ben prima che l'astronomia nascesse come scienza. I greci avevano mostrato di possedere una visione astrologica degli accadimenti celesti da rintracciare non solo nei modi né dell'orientamento, nelle teorie musicali, ma anche nelle visioni del mondo dei grandi poemi epici. Beh, tu ne sai, esiste tutto quanto una cosmologia greca che è incredibile per quanto ha a che fare appunto con la realtà del mondo, insomma. Poi l'astronomia, cioè, noi tendiamo a scindere le cose, ma in realtà mito e astronomia, mito e letteratura, mito e scienza sono sempre stati uniti. Esatto. Siamo noi che tendiamo a separarli, cioè la cultura occidentale che, avendo avuto la contaminazione monoteista, ha dovuto cercare una separazione. Esatto, sì, sì. Per esempio qua ho trovato anche un libello di Giulio Giorello, no? Sì. Ha scritto, conosci Giulio? Sì, di nessuna chiesa. Di nessuna chiesa. Sì, beh, a parte che non, cioè, io l'ho letto, non mi è stato
fra i più significativi. Anche il ministro Di Lorenzo lo so a metà, però non so che beh, sai, insomma. Io condivido una frase che ha detto giustamente Emanuele Severino per quanto riguarda il discorso del laico, che casomai la lui citerò. È laico comunque, lui è. Sì, sì, laico, però a me, guarda, sinceramente quel libro di nessuna chiesa non ha avuto la profondità, la sostanza o l'importanza che poteva avere. Giustamente difatti, guarda, io adesso vediamo se lo trovo qua, ho il ritaglio di quello che ha scritto Emanuele Severino parlando della laicità. E dice Emanuele Severino, aspetta che se lo trovo perché qua ne ho. Sempre sul libretto qua? No, scrivendo parlando sempre sul corso della laicità. Giustamente, vuoi dire che l'ho dimenticato? No, non l'ho dimenticato. Dove è andato a finire? Vuoi dire che è l'ultimo come sempre quando c'è qualcosa? E no, giustamente dice Emanuele Severino parlando di laicità, eccolo qua dice. Allora dice, scrive su questo, non mi piace picchiare qualcuno, ma constato che il laicismo attuale non si rende conto della potenza di cui nel proprio sottosuolo dispone la filosofia del nostro tempo. E questo per me è una cosa vera, cioè nel senso che il laicismo contemporaneo non è conscio di quanto sia importante, di fondamentale, di radicale la sua base, proprio perché ha una debolezza strutturale, congenita verso il corso della religione. Esatto. Stessa cosa che Michel Onfray scrive nel suo libro Il Trattato di Teologia, che dice che alla fine anche i laici sono cristiani e credono in Dio, insomma. Sì, e questo sì, è il problema del laicismo. Sì, sì, infatti, e mi sembra che anche il problema che sarebbe Giorello con sul libro di nessuna chiesa. Infatti l'ho trovato ostico a metà, no? Cioè, a parte che l'ho letto, sono arrivato a pagina 38-39, cioè più o meno. A parte che spazia tra Darwin e l'evoluzionismo, però come hai detto è debole, insomma, ecco. Sì, ma infatti guarda, io penso che l'epitafio proprio del laicismo sia quello che dice Emanuele Severino. Il laicismo attuale non si rende conto della potenza di cui nel proprio sottosuolo dispone la filosofia del nostro tempo. Infatti, e penso che questa sia la definizione migliore che si possa dare della crisi del laicismo. Sì, hai letto anche la striscioline, i laici tendono a difendersi, ma questo lo dice Ratzinger, lo dice la Chiesa. Sì, ma cioè, quando tu credi in Dio, quando accetti che il Dio, quando accetti che possa essere un valore cristiano positivo, sei già fregato. Sì, esatto, sì. Sì, comunque l'ho preso perché era già 15 giorni che era lì, ho detto bene, 7. Per me è stata una delusione come testo, è stata una delusione, insomma. È stata una delusione. Sì, cioè, è un'opinione mia. Sì, no. Se proprio si fa un discorso, diciamo, laico, io ho letto e sto leggendo ancora il Trattato di Teologia di Michel Onfray e quello te lo posso consigliare sicuramente come un buon testo. Infatti stamattina si vendeva ancora. Infatti è un successo e merita di essere letto. La terza edizione già. Proprio perché ha un discorso proprio di radicalità, cioè è capace di comprendere la profondità di quello che ci può essere sotto nella contestazione dei monoteismi, perché tra l'altro la cosa fondamentale è che Onfray dice il problema è il monoteismo, il credere in Dio unico, in un popolo eletto, e questo è il pericoloso, è proprio decostruito il monoteismo. Esatto. Poi non sai che è uscito la Fondazione Lorenzo Valla, qua sulla Repubblica, sulla pagina della cultura, quelli gialli, sai? Sì, è presente. L'Anticristo si intitola, sono due volumi, Anticristo, però non è Anticristo tipo Nietzsche, no? Sì, ma questo è Anticristo e parla del diavolo, cioè nel senso che questo demonio contrario a Cristo che si lottano da sempre, che lottano, capisci? Cioè una... Sì, ma guarda che comunque Nietzsche non parlava di Anticristo, parlava di... il suo libro, cioè, l'ha tradotto male perché in realtà il titolo del libro è L'Anticristiano. Sì, appunto per questo ti ho detto, non è l'Anticristo di Nietzsche, infatti qua sulla Repubblica si vede, c'è scritto che appunto l'incarnazione del male supremo, no? Di Pietro Citati, esce il primo volume di una grande antologia di testi sulla demoniaca figura, le atrocità del Novecento rendono attualissimi i discorsi di tanti secoli fa, cioè... sono due volumi, esce il primo, Lorenzo Valla, comunque non... Sì, andrò a darci un'occhiata, adesso vale la pena, perché sai, sì, ma di testi cattolici o cristiani... Sono testi cattolici, appunto, parla dell'Anticristo, di Lucifero, insomma, parla del demonio, parla
cioè della lotta tra il bene e il male, insomma, non è che classica, ecco, quella del clericale, come ho letto io, come ho visto io, sì, dalla Repubblica. E dopo c'è la classica sulla pillola dell'aborto, la RS. Beh, lì guarda, ci sono delle notizie che sono veramente, hanno dell'incredibile dell'inquisizione, cioè quello che ha fatto il Ministro della Sanità a livello nazionale è ancora, diciamo, una promessa. Sì, sono due pagine. Sì, no, ma quello che stavano facendo nel Veneto è maggiormente inquisitorio, insomma. Cioè, sì. Ma dico, io cercherò di leggere qua un articolo che è apparso sul Corriere del Veneto, che è proprio apparso ieri, e ci sono proprio delle iniziative di legge a livello regionale proprio per sostenere il Movimento per la Vita, quando tu con minacce e multe a direttori sanitari che non ospiteranno il Movimento per la Vita. Mamma, cioè, no, veramente ti dico, allucinante proprio, sì, cioè, sì, lavorano proprio, questi qui sono, cioè, ancora peggio ancora quelli prima proprio. Sì, ma è l'inquisizione vera e propria, l'inquisizione, insomma. Questo qua è, faceva parte dell'inquisizione, aveva un suo ufficio dell'inquisizione, questo qua è. Ecco, niente, dopo ho preso quelle, Umberto Galimberti, Tecne Psiche, è proprio quello che probabilmente è quello, se io non ho fatto tempo a cercarti il libro. Quello, sai perché te lo dico? Sì. A 700, tanto a 700 pagine. E allora è quello, ha giudicato. Dentro c'è tutto. Dunque, antropologia della tecnica, sociologia della tecnica, sì, allora è quello, dai, psicologia della tecnica, e tutto l'insieme. Ma lui ti sei dato da solo, insomma. Sì, che è tecnica. E il corpo, ho fatto bene, prendere anche il corpo. Sì, no, vabbè, i test di Rimberti, almeno fino adesso, hanno tutta una qualità ottima, sono interessanti e meritano di essere letti, insomma. Sì, 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 venga Rimberti, l'ho scoperto, non è tanto merito vostro, anche della radio, insomma, perché conoscevo, sì, però non è che facevo tanto. Va bene, adesso spazio. Bene. Grazie. Ciao Ivano. Ci sentiamo. Ciao. Ciao. Sì, allora rispondo alla nostra ascoltatrice di prima, vediamo. Sì, pronto? Sì, là, ciao. Ciao. Niente, vuoi domandarti un'opinione tua? Che altro di le salta fora che la Chiesa, praticamente, la sua rappresentante, gli dice che non gli domanda altri, non gli domanda privilegi da parte dello Stato. Ma dal loro punto di vista, cioè dal loro punto di vista, dal punto di vista teologico è giusto. Ma non capisco, la roba che non ho capito, siccome appena là, il mese passato, oltre a aver concordato, oltre al fatto che i professori delle religioni gli sceglie loro e viene pagati da noi altri, sì, oltre al fatto che il mese passato appena gli ha fatto l'esenzione ICI per tutte le attività, sì, commerciali e loro legali, cioè non capisco il senso dopo di venire fuori con una frase del genere. Vuol dire che no, ti ascolti per radio. Va bene, d'accordo, ciao Marco. Beh, bisogna sempre capire qual è il valore e la valenza che danno loro a questa parola. Sei pronto? Andate a lavorare. E tu cosa stai facendo? Tu cosa stai facendo? La fantasia e la povertà di questo elemento. Allora, partiamo dall'ultima domanda che può essere importante e che ha un significato che ci fa comprendere che le stesse parole, le stesse frasi hanno dei significati che sono diversi. Giustamente la Chiesa Cattolica dice che i suoi non sono privilegi, proprio perché si reputa un gradino superiore agli altri, si reputa la salvatrice dell'umanità, si reputa la portatrice della verità, il bisogno di salvare gli altri dai peccati, e di conseguenza per loro lo sentono un dovere di fare questo, perché gli era ordinato quel criminale della predicazione di Cristo. Di conseguenza, quando loro chiedono di avere qualcosa, non è un privilegio, anzi è un dovere che i peccatori hanno nei confronti della Chiesa, nei confronti delle religioni monoteistiche, di ricompensare del sacrificio che loro fanno per salvarci. E giustamente dal loro punto di vista non è un privilegio, no, è un atto dovuto, necessario ed obbligatorio. E il fatto che le persone non li concedano questo significa violare la libertà di religione, la libertà di salvazione. Significa essere dei dannati, significa essere dei peccatori recidivi che non si vogliono pentire. E di conseguenza, avendo l'ottica di dover salvare gli altri e che gli altri sono subordinati, gli altri sono peccatori, la Chiesa soffre nel vedere i peccatori che non si pentono, soffre nel vedere che le persone non si sottomettono, e di conseguenza tutto quello che loro chiedono per portare l'imposizione non è un privilegio, ma è il minimo che loro devono avere, proprio perché devono agire per la salvazione. E di conseguenza, vedete, la stessa frase
vista con un'ottica normale, ha una certa valenza, ha un certo valore, vista nell'ottica teologica ne ha un'altra, proprio perché loro considerano tutto quello che possono fare, dall'uccisione delle persone fatta con l'inquisizione, alle leggi imposte, alla violenza, come il minimo che loro possono fare. Cioè, nel senso, come disse il signor Ratzinger, che lui è un umile lavoratore nella vigna del Signore, non è un dirigente, no, e si considera proprio un umile lavoratore, un sottomesso, l'ultima ruota del carro, proprio perché loro, da quello che gli ha insegnato il messaggio criminale di Cristo, dovrebbero far di più e fanno poco, e di conseguenza per loro queste cose sono cose scontate. E il fatto che gli altri non si accorgono di doverle riconoscere, questa è la Chiesa, per loro è un motivo di ingiustizia, di sopraffazione, di mancanza, di trascuranza, perché nella volontà, nella predicazione cristiana, c'è sempre quello di condannare gli altri, di dirgli che sono cattivi, che sono malvagi, che non sono abbastanza fedeli, che non abbandonano tutto, che non dedicano la loro esistenza al Signore, al Dio, che non fanno la volontà di Dio. E di conseguenza nella Chiesa Cattolica il pretendere il tutto e qualsiasi cosa degli altri non è un privilegio, ma è quello che loro vogliono, è quello che il loro Dio gli chiede. Sì, pronto? Pronto? Stai attento a toccare la nostra religione, bastardi. E beh, tu cosa sei? La fantasia di questo ascoltatore. Perché non dovremmo toccare una religione così mostruosa? Perché non dovremmo ricordare la figura criminale di Gesù Cristo che pone sempre la sofferenza sul mondo? Perché non dovremmo ricordare i milioni di persone che sono state uccise? Perché non dovremmo ricordare che tutti i monoteismi sono uniti, sono legati e sono sempre impegnati proprio nella volontà di imporre violenza? Scusa, intervengo ancora. Sì, ti dico sì, non ti ho ancora risposto, comunque cercherò di rispondere. Sì, se ti ricordi, se ti accennai, insomma. Sì. Non trovo il termine adesso al momento. Comunque, parlando di aborto, non si è permesso l'aborto, però mi dico, dipende dai casi, da soggetto a soggetto, no? Se però una sa che a rischio l'aborto è il 90% e che dopo gli succede sto aborto per conto mio, se è scorretto, allora, oppure se uno non vuole prendersi incinta, non se è il momento opportuno, è corretto che prenda i preservativi, no? Perché questi non sono ammissibili? Uno va bene che se poi prendere e usarli lo stesso, sì. Però mi dico, religione o no che gli sia, se una sa che rischia il 90% di perdere, è sempre un bambino secondo me. Se vuoi sentire il tuo parere, grazie, bene, è sempre una persona, insomma. Grazie, ciao. C'è un discorso che una persona che vive, una madre è una persona che vive, che ha raggiunto una sua esistenza, una sua capacità. Il feto è sempre una possibilità di vita. C'è anche un discorso da fare, che c'è la libertà delle persone di disporre del proprio corpo, della propria esistenza. Certo, sarebbe bello che non ci fossero aborti, ma gli aborti potrebbero scendere se ci fosse una maggiore cura per la sessualità o una maggiore informazione. Io voglio ricordare che in Italia, non nei secoli bui, non nell'Inquisizione, ma proprio continuamente, c'è la polemica, ad esempio, sui preservativi, sugli anticoncezionali. Io voglio ricordare che quando si parlò di fare una campagna nelle scuole utilizzando il lupo Alberto, che consigliava i preservativi, la Chiesa Cattolica si oppose. Io voglio ricordare che il Pulcinella Bianco di Roma, il signor Carlo Voltigua, fece un invito ai farmacisti cattolici di non vendere i preservativi. Io voglio ricordare che non pochi anni fa, il Ministero della Pubblica Istruzione fece un opuscolo in cui invitava i ragazzi, per evitare le malattie, a ricorrere alla castità. Bene. Se le persone non hanno un'informazione, se non hanno una cultura, se non vengono informati, se non hanno notizie sul sesso, se il sesso rappresenta un tabù, c'è un discorso da fare che sicuramente noi avremo delle gravidanze indesiderate. Di conseguenza ci troveremo ad avere dei genitori che vanno a generare un figlio, a farlo partorire, a farlo vivere, un figlio che non è voluto né desiderato. Di conseguenza ci troveremo persone insoddisfatte, i due genitori, e troveremo un bambino che nasce male. Tenendo conto che questo bambino sicuramente avrà difficoltà di essere adottato. Sarà difficile che la legge italiana lo consenta di avere la possibilità di trovare qualcuno che lo ami, che lo adotti, che lo faccia vivere. Avremo realizzato non il dramma di queste tre persone,
padre, madre e il figlio, ma andremo a creare il dramma con tutte le famiglie che sono attorno, con i genitori, con tutti quanti i parenti. Allora, ha senso che noi creiamo nuova sofferenza? Ha senso che ragazze e ragazzi che non sanno essere padri, genitori, soltanto perché nella scuola non gli hanno insegnato il minimo di educazione sessuale, perché i genitori hanno tabù, vergogna a parlare di cose di sesso, vanno a generare dei bambini. Altra cosa, tutte quante quelle donne che si trovano per condizioni economiche nel poter non mantenere un bambino, non tutte hanno la fortuna di avere le energie per mantenerlo e di conseguenza compiono un sacrificio ad Artemide, cioè nel senso che dispongono della vita affinché la vita possa continuare. Tutte quelle donne che hanno problemi genetici, problemi di tare ereditarie, possono benissimo scegliere di partorire un bambino che avrà dei problemi fisici, dei problemi mentali. Però una regola della vita è di quella di non creare sofferenza. E allora perché non poter affrontare un discorso di cura, di sessualità? Recentemente c'è stato, parlo a giugno di quest'anno, un referendum sulla fecondazione assistita, in cui si diceva: ma cerchiamo per le persone che desiderano un figlio di poter avere tutto il sostegno medico, scientifico, che gli permette di avere un figlio desiderato e sano. Eppure la legge italiana, una delle più severe, una delle più cattive, è stata mantenuta e voluta da questo, e la Chiesa Cattolica si è impegnata in questo senso, perché a lei interessava appunto produrre sofferenza. Cosa deve succedere questo? Questo qua è tutta una serie di problemi che vengono certamente a galla. Ma perché? Perché noi abbiamo una società che è stratificata su valori cristiani, su principi cristiani e soprattutto su una religione, quella monoteista, che va sempre ad attaccare il sesso, e di conseguenza tutti questi problemi vengono sempre affrontati nella maniera più drammatica. Ma se pensate ad esempio a tutte le polemiche che hanno fatto la Chiesa Cattolica sulla sessualità, a parlare ad esempio del coito interrotto è una bestemmia, il fatto che la sessualità fosse legata soltanto alla riproduzione o ad avere figli è una cosa che non esiste da adesso, che il monoteismo da sempre porta avanti. Allora, se noi deformiamo la sessualità, deformiamo la vita, è logico che l'aborto possa rappresentare anche una condizione che non piace, però è la manifestazione di un dramma. Se noi vivessimo in una società in cui non esiste il problema dell'educazione sessuale, che non esiste il problema della ricerca scientifica, probabilmente avremmo anche meno aborti. Se noi fossimo in una società in cui i bambini nati da genitori che non desideravano questi figli potessero essere dotati più facilmente, probabilmente queste madri non andrebbero a abortire. Però rimane sempre il diritto delle persone di disporre del proprio corpo, della propria vita. E non vedo perché una donna dovrebbe sacrificarsi in qualsiasi caso per avere un figlio che non desidera. Perciò io rivendico la libertà di tutte le persone a ricorrere a un sistema come questo. Quando poi noi assistiamo a una cosa vergognosa come l'obiezione di coscienza, perché ricordo che ad esempio esiste l'obiezione di coscienza dei medici rispetto alla pratica dell'aborto, ma ricordiamo che c'è stato l'invito anche a non vedere la polemica sulla RU486, che è una medicina che impedisce un intervento così traumatico alle donne, è una cosa che la polemica cattolica è stata fortissima per impedire questo. Ma pensiamo e siamo convinti che una donna vada con facilità ad abortire, che per la donna l'aborto sia una sciocchezza, sia un gioco, sia una cosa secondaria? No, per ogni donna che affronta l'aborto è un trauma, e se lo affronta significa che ha delle ragioni molto profonde per farlo. Io non ho visto in questo periodo che vadano tanto di moda i reality show, gli occhi puntati sugli aspetti più privati, più intimi, più personali delle persone, donne disposte a vantarsi del loro aborto, proprio perché l'aborto rappresenta un dramma. E allora la legislazione italiana, la volontà di tutti gli uomini politici di far soffrire le donne è significativo di questo. Certo, l'aborto potrà non piacere, però noi come uomini e come donne, soprattutto le donne che hanno il carico maggiore nella gravidanza, hanno il diritto di disporre della propria vita, disporre della vita anche del nascituro. Questo è una cosa che fa parte della vita, proprio perché non siamo dei conigli e di conseguenza non possiamo dire
che i figli sono venuti per la provvidenza. I figli devono essere desiderati, cercati, voluti e amati. Perciò se un figlio non è né desiderato, né voluto, né amato, è meglio che non nasca. È meglio non creare sofferenza. E penso che questo sia uno dei principi della vita, che sia un principio dell'umanità, quello di non creare sofferenza. Quello che si vuole fare in questi tempi, e ne parleremo se c'era spazio, quello di mandare il Movimento per la Vita, movimento cattolico cristiano che considera delle donne che compiono un omicidio, è già la dimostrazione di uno spirito inquisitorio. Sì, pronto? Pronto? Sì, ciao. Ti chiedo, te parlavi prima dei castighi che vediamo ieri a fare dei cristiani. Sì. I pagani avevi i castighi dei dei? No. Ah, no, no, assolutamente. Voi sì, volevo solamente capire che prima che il signore che leggeva, no? Sì. Diceva che attenti, non so chi che era, che i dei che diceva attenti ci saranno sia Ure, ci saranno qua, ci saranno là. Voi capite mai me? Allora, le divinità non esistono nel paganesimo, nessuna divinità malvagia e cattiva come la divinità del Dio dei cristiani o dei monoteisti. Non esiste assolutamente, no. Perché io ti vorrei ricordare. Grazie. Bene, d'accordo, sì, ciao. Ciao. Io voglio ricordarvi soltanto che basterebbe un libro di testo. Vi andate a prendere l'Odissea e noterete che Ulisse ha delle divinità che gli si oppongono, ma anche delle divinità che gli sono amiche. E per quante cose la malvagia possa compiere, alcune divinità lo aiuteranno sempre, perciò non esiste un Dio assoluto malvagio. Sì, pronto? Francesco? Sì, ciao. Aspetta che abbasso. Sì. Un a proposito di tutta la problematica sessuale e di tutto quello che ha... Come dice la nuova, telefonate brevi. Se lei è un difetto lo tiro via subito e fa presto, dai. E, a proposito di tutta la problematica sessuale, mi vuoi domandare, siccome che ho una frase da leggere di un, sì, di un ecclesiastico, no? Ecco, se voi vuoi sapere se dati insomma, se almeno, visto che consideriamo insomma con dei mentalità becere riguardo proprio i problemi del sesso, sti ecclesiastici, se almeno questo secondo te ti dà l'impressione di essere un po'... Guarda, io ho trovato in giro per magazzino, ad esempio, un libro fatto da un ricercatore cattolico, in cui diceva che cercava di dimostrare che la continenza, la castità dei giovani faceva bene alla loro salute. Beh, qualcuno la raccomanda anche per l'AIDS. No, ma io ti tanto per darti adesso, cioè, poi il tempo qua te lo concedo, ma per farti ridere, sì, cosa può portare la castità? Io leggo dal Corriere della Sera un articoletto. Mastella, vergine fino a 28 anni, aspettare è bello, il leader dell'ODC, prima del matrimonio solo qualche bacio e lo rifarei. Del risultato non mi sembra di poterlo consigliare anche ad altra gente, tenendo conto che un Clemente Mastella è un politico molto sostenuto del Vaticano, e anche del signor Ratzinger, mi sembra. Però vergine fino a 28 anni, mi sembra che questa verginità non sia del tutto positiva, non so se concordi. Mi penso, sono d'accordo con quell'aspettare, è bello, perché specialmente da parte delle donne hanno altri maschietti che siamo così veloci, se aspettassimo un pochettino forse sarebbe più... No, ma lui era vergine fino a 28 anni. Vabbè, insomma, dai, vergine, magari dopo le unto da qualche altra parte. Comunque, anche che ti dica questa cosa, certo, perché voglio sentire, perché siccome che io considero, tra virgolette, un po' una mosca bianca, sto ecclesiastico, allora questo diceva, parlava così rivolgendosi alle coppie, diceva, noi della Chiesa abbiamo fatto del sesso il solo peccato, quando, in effetti, esso è legato alla debolezza e alla fragilità umana, ed è perciò il minore dei peccati. Ecco, tutto qua, questo era il suo pensiero. Sì, beh, sai, il discorso del peccato è una cosa che appartiene solo ai monoteisti. Sì. Vi ho sempre consigliato che questo cada a parlare in termini, diciamo, religiosi, ecclesiastici, eccetera. Però, già, insomma, mi pare che non faria neanche proprio schifo. Ma vedi, c'è sempre il problema che lui tutto questo lo fa perché per servire a maggior gloria del suo Dio. E di conseguenza rimane sempre un qualcuno che fa delle trappole. Cioè, nel senso che l'estrapolazione è sempre fondamentale. Cioè, uno prende la Bibbia e trova la citazione a favore e una contro. Però tutti e due sono servitori dello stesso Dio. Cioè, ognuno fa il suo ruolo. Di conseguenza le persone che sono un attimino più restie a essere sottomesse le si può catturare con un altro tipo di amo, con un altro tipo di astuzia, qualche altro tipo di trappola. Cioè, alla fine lui rimane uno che crede in Dio, che crede in Gesù Cristo buono e che soprattutto è un sacerdote perché è consacrato dalla Chiesa, la stessa Chiesa che ha consacrato gli inquisitori e che continuerà a rinnovare.
sentimi come che mi spiego e dopo sì. Mi trovo. Cioè che lui dice, se noi altri uomini di chiesa che insieme dobbiamo guardare più all'onestà, a essere meno ipocriti, a essere più giusti, a essere più umani, eccetera, e forse in ultima andiamo in cerca magari di queste nostre. Ma la chiesa che cos'è? Dovrebbe essere, secondo me, un istituto nato per essere a fianco dell'umanità che ah, ma sei in un periodo di carnevale? Eh? Sei in un periodo di carnevale che dici questo? Visto che, sta attento, lo Stato è un'istituzione che abbiamo bisogno. Sì. La magistratura... Ma piano, lo Stato è un percorso in cui noi possiamo esprimere la nostra volontà. Mi ti accetto un po', come se sei politista, ma non anarchico. Cioè, io sono sempre che la società è l'espressione di una cultura, di un ambiente, di una comunità. Ma la comunità non ha vincoli così rigidi, cioè nel senso, se un politico non piace, se la gente non è stupida, vota qualcun altro. O sbaglio? Di vincoli rigidi, però va che spiegare a uno che ha una casetta sua e un giardino suo e un potere, è un potere suo, a vedere se la proprietà privata la considera un vincolo fisso. Ma il fatto non è un problema di comunità. La società è fatta da la società è fatta da regole che si dà alla comunità. L'importante è che la comunità non abbia un potere assoluto, cioè nel senso che sia l'agorà in cui le persone vanno, si scontrano, discutono, è un significa che nessuno crea il danno degli altri. Cioè, però capito, nessuno è superiore agli altri. Dai, metto sopra e se non mettiamo parole da loro. Ciao. Sì, difatti appunto non c'è nulla di positivo nella predicazione di Cristo, nelle parole di Cristo. Non esistono preti buoni, esistono soltanto preti che sono servitori, che sono umili lavoratori nella vigna del Signore e lavorano sempre per lo stesso Signore, che si presentano buoni o cattivi. In realtà il loro scopo è sempre quello del dominio, della dominazione, del fatto di chiedere alle persone di rinunciare alla propria intelligenza, alla propria abilità, alla propria capacità, ai propri desideri, alla propria volontà e di sottomettersi, di riconoscere un'autorità. Una volta che tu riconosci un'autorità, soprattutto nel campo spirituale individuale, significa che rinunci alla tua intelligenza e alla tua vita e che hai un giudice di fronte. Ed è questo che vogliono ottenere tutti quanti i sacerdoti, al di là che si presentano con parole buone o con parole cattive. Sì, pronto? Pronto? Sì? Un attimo. Sì, sì. E questo di conseguenza è importante comprendere. Sì? Pronto? Sì, parla pure. Pronto? Parla pure. Hai letto il giornale di Vicenza di ieri? No. Cinque sfere. Ah, quelle di Belluno? Cinque di Feltre. Cinque di Feltre, sì. Già letto? Sì, non l'ho letto in radio, l'ho letto sul Corriere del Veneto, ne parleremo anche di quello. Ti mando l'articolo? Sì, sì, beh, vogliamo di fax. Se ti mando il fax oggi o anche in settimana? Vabbè, comunque casomai, se no lo mandi per posta qui a Radio Gamma 5. Va bene. Perfetto, grazie. Ciao. Sì, appunto, il nostro ascoltatore ricordava il fatto che noi avevamo già accennato di 5 suore processate per una serie di maltrattamenti, come vengono detti, ai bambini, in cui si è aperto il processo a Feltre, proprio per questo, in questo senso. E aspetteremo appunto di vedere qual è il risultato. Certo rimane il fatto che, al di là di quel caso di Feltre, i casi di violenza sui bambini commessi da ordini religiosi, da religiosi, sono migliaia. La pedofilia presente negli Stati Uniti, nella Chiesa Cattolica, nella dimostrazione. Io invece volevo accennare, perché ne è venuto fuori un tanto nella discussione, a una cosa che sta avvenendo nel Veneto. Ed è una cosa appunto che si ricollega anche a quello che sta succedendo a livello nazionale, che è appunto il problema di mandare il Movimento per la Vita all'interno degli ospedali. Tutti sanno che la Chiesa Cattolica, e le dichiarazioni non sono un tanto vecchie, sono di ogni giorno, considera l'aborto una forma di omicidio. Di conseguenza, per la Chiesa Cattolica, le donne che fanno aborto commettono omicidio, sono delle peccatrici. Le donne avrebbero diritto a una maggiore assistenza, avrebbero il diritto di poter esercitare il loro diritto ad avere una salute, avere una sessualità, avere un corpo. Però questo lo si vuole impedire. La legge 194, la legge sull'aborto, consente ai medici cattolici di fare obiezione, perciò anche le strutture mediche che possono fare aborti, che possono aiutare le donne nella loro scelta, sono poche. I consultori, purtroppo, gran parte hanno convenzioni con enti religiosi che cercano di dissuadere le donne. Il Movimento per la Vita, legato alla Chiesa Cattolica, si rifà l'idea che l'aborto è un omicidio e di conseguenza considera le donne come omicide, gente che commette un reato. Bene,
il ministro della Salute propone di inviare il Movimento per la Vita all'interno dell'ospedale per dissuadere questo. Certo che sarà simpatico, diciamolo in tono scherzoso, perché in realtà esiste una sofferenza enorme, vedere persone che considerano le donne delle omicide che vanno a aiutarle nella loro scelta. Ma questo appunto non è solo un fatto che succede a livello nazionale, ma che sta succedendo nel Veneto. E io voglio leggere un articolo apparso nel Corriere del Veneto. Il Corriere del Veneto è l'inserto regionale del Corriere della Sera. Chi dice: multe e punizioni alle ASL che fermano gli antiabortisti. Decisione di legge Veneto, direttore generale in rivolta, pressioni illegittime. Arriva tardi la proposta di riforma dei consultori pubblici tramite l'introduzione di volontari del Movimento per la Vita, lanciata qualche giorno fa dal ministro della Salute Francesco Storace. Il Veneto ha fatto prima e di meglio, imponendo la presenza degli antiabortisti e del loro servizio di informazione anche negli ospedali, e non solo negli atri e nelle sale d'aspetto, ma anche nei reparti di ginecologia e ostetricia, dove già alcuni centri periferici veronesi tolgono la presenza di queste figure, tenute invece a distanza dalle altre ASL che, come Padova e Belluno, le utilizzano al massimo nei consultori con apposita convenzione. Ancora per poco, lo scorso 18 ottobre la Commissione regionale Sanità ha approvato il disegno di legge di iniziativa popolare che, frutto delle 20.000 firme raccolte proprio dal Movimento per la Vita, che regolamenta l'informazione sulle alternative all'aborto e prevede appunto la presenza in corsia di volontari, l'esposizione nei consultori del loro materiale divulgativo e l'obbligo di vigilare sulle applicazioni di tali indicazioni per i direttori generali, i quali, se dovessero negare o intralciare l'operato delle associazioni, dovrebbero versare una sanzione tra i 500 e i 5.000 euro. Ma se reiterassero linea di dipendenza, si vedrebbero ritirare l'autorizzazione alla pratica dell'aborto volontaria sancita dalla legge statale 194. Un testo forte, approvato dalla Casa della Libertà, ma anche da Margherita e Uniti per Carraro. Astenuti IDS, contrario alla Rifondazione Comunista, con Pierangelo Partenò, che dice: è una norma inapplicabile, illegittima, viola la privacy delle disenti ed è un attacco frontale scomposto alla 194. È scritta coi piedi e ci fa tornare indietro di decenni. Se vogliamo informare le donne, perché non potenziamo il personale di consultori pubblici ridotto all'osso? L'obiettivo è di aiutare le future mamme in difficoltà, offrendo loro un sostegno decisivo per non rinunciare al bambino, ribatte Raffaele Bazzoni, presidente della Commissione Sanità. La stessa 194 prevede ogni forma di dissuasione dell'aborto, ma spesso da parte delle strutture pubbliche non c'è la collaborazione, fanno ostracismo e chi tende la mano alle donne gravide. Risultato: il Veneto registra il più alto tasso italiano di interruzione volontaria di gravidanza dopo la 12ª settimana, cioè il 7%, 6.502 interventi in un anno. Guido Trento, della Margherita, spiega così l'allineamento con la maggioranza: è una scelta di coscienza, non di partito. Io sono un medico e sono per la vita. Ho visto e vedo tante donne entrare in crisi prima e dopo l'aborto ed è giusto che sappiano a cosa vanno incontro e che esistono delle alternative. Non sono sole e va detto loro, non da fanatici ma da personale competente guidato da un rigido regolamento applicativo della legge da approntare. Canta vittoria il Movimento per la Vita che, oltre a recitare il rosario e novene antiabortiste davanti al Cafoncioio di Treviso, nel weekend si riunirà a Montecatini per studiare la strada d'ingresso negli ospedali, dichiara il tipo. Ci stiamo organizzando per ottenere sedi interne, conferma la segretaria regionale Bruna Rigoni, ma distribuiremo anche nei consultori pubblici come vuole Storace. Una prospettiva che non esalta i direttori generali. Siamo obbligati a rispettare la legge e lo faremo, ma confesso di essere fortemente in imbarazzo con la mia coscienza, dice il coordinatore Veneto Angelo Del Favro. In un momento psicologicamente così difficile, una donna deve poter scegliere in libertà, senza subire pressioni.
le varie opportunità le può vagliare prima del ricovero, non durante. L'aborto è già un trauma, ma non va reso più drammatico. Il disegno di legge potrebbe approdare in consiglio regionale già domani, mentre nell'odierno Questotiami la deputata veronese di Rifondazione Comunista Tiziana Valpiana interrogherà Storace. Ho sottoposto all'autorità garante per la privacy il provvedimento e, pur non potendosi esprimere su ciò che non è ancora legge definitiva, è rimasto scioccato, rivela Valpiana, avverte che va contro la privacy della 194. Michela Nicolussi Moro, Corriere del Veneto, mercoledì 16 novembre 2005. E come vedete, cosa succede? Che per applicare un principio religioso, per terrorizzare le donne, e l'espressione terrorizzare le donne non la utilizzo soltanto io, perché viene utilizzata anche da chi ha commentato, non questa legge veneta, ma da chi ha commentato la legge nazionale, perché c'è stato giustamente qualcuno che ha detto, peccato che poi la sua laicità e il suo non essere allineata alla Chiesa Cattolica sia corrente alterna, la Mussolini ha dichiarato, rispetto alle dichiarazioni di Storace, di introdurre il movimento per la vita all'interno dei consultori e delle cliniche dove c'è l'aborto, è terrorismo psicologico. Alle donne serve sostegno. Perciò rendetevi conto, se un politico come la Mussolini può dire che è terrorismo psicologico, cosa potremmo dire noi pagani? Sì, pronto? Scusa, sicuramente Francesco. Anche questo è l'articolo di Nicolussi. Anche oggi sul Corriere. Non l'ho ancora preso, comunque. Una pagina intera, dunque, pagina regione attualità, pagina 5. Sì. Pillola abortiva fai da te, rischiano di morire. Bisogna demonizzare perché dunque in vendita in farmacia anche senza ricetta un preparato per curare gastrite e ulcere, che invece molte signore utilizzano per interrompere la gravidanza. Per ragione, se non esistono strutture, se si tornerà ancora alle mammane, se tornerà ancora all'aborto clandestino, cioè, esatto. È quello che loro desiderano. Sì, e dopo che c'è sotto, oltre all'articolo di sta Michela Nicolussi Moro, che c'è la 194 è intoccabile, scrive Casellati, e le URSS non vanno punite. La legge veneta contestata, dopo che i volontari del Movimento della Vita in corsia, tutto qua. Bene. Va avanti. Grazie. Ciao. Cosa si dovrebbe dire di una cosa del genere? Il fatto che, lo ripetiamo, per la Chiesa Cattolica l'aborto è un omicidio, il Movimento per la Vita, lo ricorda appunto il Corriere del Veneto, organizza rosari e prega per queste persone. Come possono essere di sostegno a una donna che loro considerano un omicida? E perché si vuole questo? Proprio perché si vuole, come sempre, attaccare le persone. Ed è veramente grave che nessun politico intervenga. Se quando, di fronte a queste cose che vengono taciute, ce ne sono pochi politici che si dichiarano in difesa dei diritti delle persone, io vorrei ricordare che sempre sul tema del corso della laicità, dell'indipendenza dello Stato, un uomo politico ha dichiarato, ed è la cosa appunto, è Livia Turco, la Chiesa ha il pieno diritto di parlare, basta con gli scontri o perdiamo i voti cattolici. Allora, vedete, ci sono politici che sono disposti a tutto pur di avere i voti dei cattolici e sono disposti anche a permettere nuove sofferenze, perché come vedete qui stiamo parlando di tutte le forze politiche che riconoscono il diritto della Chiesa Cattolica di imporre le loro leggi sulla società. E ricordiamo che il diritto di imporre le leggi cattoliche o cristiane o monoteistiche appartiene a ogni monoteismo, sia all'ebraismo, che si considera il popolo eletto, sia il cristianesimo, sia il cattolicesimo, sia l'islam, sono tutti quanti uguali. Si tratta sempre di rendere colpevole, colpevolizzare, fare soffrire le persone. E tutti quanti i politici sono ben disposti in questo senso. Di conseguenza, state attenti anche alle chimere o alle sirene che si dichiarano laiche all'ultimo momento, che si dichiarano laici in fasi alternate. E questi politici che dovrebbero essere laici, dice basta scontri o perdiamo i voti dei cattolici. In realtà noi sappiamo che i voti dei cattolici sono voti insignificanti, non hanno peso elettorale. Però la coscienza di questi politici che si richiamano al cattolicesimo producono leggi come queste, perché la legge che
si vuole approvare in commissione qua nel Veneto, ha avuto il voto contrario solo di minoranze. Neanche quelli che dovevano essere all'opposizione hanno avuto il coraggio di rivendicare il diritto alle donne di non soffrire. Bene, e quali saranno i passi successivi? Dopo che si sarà accettato che la donna, perché per ogni monoteista la donna è sempre fonte di peccato, si tornerà all'Inquisizione, si tornerà ai roghi. Certo che negli animo dei monoteisti, di tutti quanti i generi, di tutti quanti gli arismi, la violenza è sempre un desiderio, è sempre una ricerca. E se si arriverà a questo punto di importare nelle cliniche in cui si compie l'aborto persone che considerano delle donne delle peccatrici e non delle persone che hanno bisogno di aiuto, se si lascerà fare in questa maniera, quali saranno i passi successivi? Cioè, cerchiamo di comprendersi che non dobbiamo pensare al singolo aspetto, ma capire da cosa deriva questa violenza, da cosa deriva il monoteismo, dal fatto appunto qual è la cosa che lo anima, proprio perché esiste la necessità del monoteista di imporsi sulla società, di imporsi sulle persone, di far soffrire le persone. Ebbene, e se questi politici, di tutti quanti schieramenti politici, perché non c'è nessuna differenza, non c'è nessun contrasto tra un politico di destra e di sinistra che si dichiari cattolico o di centro, questo era già scontato, che quello di centro si metteranno d'accordo, significherà che pur di avere l'approvazione di un Dio che non esiste, pur di essere fedeli al messaggio cristiano, alla predicazione criminale di Gesù Cristo, saranno disposti a qualsiasi cosa sulla vita delle persone. Perciò tutto quello che accade, che avviene, è un qualcosa che lascia una luce sinistra, pericolosa, allarmante sulla nostra società. E la difesa dei nostri valori, dei valori appunto di cui non dipendiamo, da cui noi dipendiamo, che sono quelli di libertà, non deriverà dal delegare dei politici, ma la capacità delle persone di essere attive. Che poi stiano avvenendo delle cose tremende, delle cose incredibili, c'è stato, e nessuno ne ha dato il giusto risalto, il fatto che è avvenuto per quanto riguarda la commemorazione dei morti di Nasseria. Al di là della valutazione o meno di quella guerra, sono persone che sono morte, e perché sono morte andrebbero rispettate, anche perché i nostri monti sono pieni di centinaia di migliaia di persone che sono morte contro la loro volontà perché inviate in guerra. Di conseguenza gli affetti, i sentimenti delle persone vanno rispettati. Ed ecco cosa è successo alla commemorazione per Nasseria, che uno dei morti, 19 morti, 19 appunto morti a Nasseria, la compagna di uno di questi morti è stata rifiutata perché non era regolarmente sposata. Il sentimento, il dolore non contava niente di fronte a un valore cristiano. Sì, pronto? Pronto? Sì, ciao. Con chi parlo? Francesco. Sto ascoltando la radio. Sì. Ecco, volevo dire che un uomo sì. è il meno adatto a parlare di questo problema dell'aborto. Dovrebbero sì. parlare le donne, vabbè. Soprattutto quelle che hanno abortito, e dire le loro esperienze, come si trovano dopo aver abortito, che è una tragedia. Sono d'accordo, è una tragedia. Bene, ma vedete, c'è un discorso da fare. Io sono d'accordo che le donne hanno il diritto di parlare, però io sono sempre un uomo che vive in questa società, che vive in questa cultura, e sono una persona che vive anche di fianco alle donne. Di conseguenza non vedo perché solo loro possono dire le cose. Chi soffre, chi ha subito un trauma, ben difficilmente avrà la forza di andare in un microfono a rivendicare il loro diritto, e non si può neanche chiedere alle donne che soffrono di portare in pubblico il loro sentimento, proprio perché per loro è una sofferenza. Però esiste un qualcosa che è fondamentale nella nostra cultura, la capacità delle persone di essere attente alla sofferenza degli altri. E allora, se io posso fare qualcosa per impedire che gli altri soffrano, io lo faccio, al di là o no che viva quella condizione, proprio perché io mi sento di dover essere vicino a chi ha avuto una sofferenza. E se qualcuno vuole aggiungere sofferenza a chi già soffre, io non posso stare zitto perché non sono una donna. Io come cittadino rivendico il diritto di noi persone a non creare sofferenza, e se è possibile alleviare dalla sofferenza. Sì, pronto? Pronto, sono sì, Giustinella. Ciao. Francesco. Dimmi. Sì, dai. Ho appena acceso la radio, perché guarda, è un campo di battaglia a casa mia, non ti dico, non ti dico. Ho sentito la signora sì. che
che caramente e con rispetto la saluto, la sofferenza delle donne che hanno abortito. Ho capito bene? Sì. Mi è capitato nella mia precedente vita, sì, di sentire una conferenza che le donne che abortiscono, che sono costrette di abortire per qualunque causa, per qualunque motivo, nel momento della loro morte, guarda che è stata una conferenza da lasciamo perdere, sì, ecco, nella loro sofferenza di lasciare la vita di questa terra, adesso la metto in poesia e in tragico, mamma, ma perché non mi hai dato la vita? Ciao, ti dico soltanto questo, mi è capitato 50 anni fa a sentire una conferenza, quelle che sono costrette ad abortire, quelle che hanno abortito, quelle che abortiscono con semplicità, però abortire, rinunciare a una vita per una donna e rinunciare. Ciao! Ciao, ciao! Ciao, amore! Ciao! Certo, noi è una sofferenza, ma appunto noi dicevamo che come uomini, come componenti di una società, non possiamo dimenticarci questo, cioè dobbiamo sempre essere presenti, e quando ci accorgiamo che esiste una sofferenza, intervenire perché questa sofferenza non abbia a ripetersi o perché non abbia a protrarsi. Sì, pronto? Sì, ciao. Ciao. Perdonami se non ti faccio il mio nome. Sì, non so problema. Allora, giustamente la donna ha detto dovrebbero essere le donne, per carità, non discuto le varie opinioni, io ti dico la mia. Sposato, già due figli, il terzo che doveva arrivare, mia moglie ha deciso di abortire. Non sono valse le mie lacrime, le mie suppliche, la mia preghiera per tenerlo, ha deciso e ha abortito. La mia sofferenza allora deve essere solo femminile o può essere anche maschile? Beh, questo ciao. Ciao. Questo è, grazie, e vedi, e questo è un problema molto grosso. Il problema è sempre che la realtà maschile, purtroppo, sai, noi viviamo in una società in cui anche la realtà maschile è sempre emarginata. Esiste una sofferenza che è anche maschile. Il problema molto consistente è quello di riuscire a creare delle coppie che siano armoniche, che abbiano un'intesa. Trovare una soluzione a questo è difficile, però esiste una cosa fondamentale, che sostanzialmente la nascita è una cosa che riguarda la donna. Noi uomini sul fatto del concepimento abbiamo la nostra importanza, ma sulla gestazione, sull'allevamento dei figli, la nostra cultura, la nostra società fa un carico soprattutto per le donne. Perciò soprattutto poi anche la gestazione è una cosa che va a modificare il corpo della donna. E sinceramente, a mio avviso, hanno più diritti di noi maschi sul discorso dell'aborto, soprattutto se poi questo rappresenta un problema per la loro esistenza. Esiste comunque anche una sofferenza maschile. Questo è un altro argomento quasi tabù, ma purtroppo il monoteismo in 2000 anni ha sempre ricacciato tutti i sentimenti, sia maschili sia femminili, di nascosto, non li ha mai fatti emergere e mai manifestare. Certo che fosse un'altra cultura, un altro ambiente, l'intesa con tua moglie ci sarebbe stata, sarebbe stata più semplice. Sì, anche tu hai dei diritti sul figlio che tua moglie aveva in grembo, però non hai i diritti che ha lei, cioè nel senso che gli va riconosciuto la preeminenza proprio perché il carico biologico, chiamiamolo così, una bruttissima espressione, è a carico suo. Perciò è giusto che la donna disponga della vita, è una cosa che fa parte della natura. Sì, pronto? Sì, ciao. Ciao. Stepagni, sta attento, questo sarà a tutti quanti, qui che era 50 anni, l'ultima metà del secolo, con delle possibilità infinite che mai avevo avuto prima. Sì. Però se tu ammaestri uno a non prendere, non le prenderà mai. Esatto. Questi era però è possibilità che era, perché certo, sta fatto il 68, forse anche a cosmiche, planetari, che si è messa a disposizione delle persone che vuole fare un salto evolutivo. Adesso, da scritture gnostiche, sembra che dal settembre 2001 o dicembre 2001 ricavata la piramide d'Egitto, non sia più possibile sta fase qua finché passerà un altro qualche... Beh, permettimi di trovare una barzelletta a questo. Va bene, insomma, cioè mi gonotate le robe, lo studia la storia prima e vedo quello che succede dopo. Cui... La storia non è lineare comunque. Sì, vabbè, ma qui anche ho visto, ho visto delle lotte che adesso non te vedi più di fronte a dei crisi che 30 anni fa che li ha fatto il finimondo. Io penso che i nostri nonni che hanno combattuto sul grappa hanno avuto delle lotte più dure delle nostre. Sì, ma là gli ha imposte. Queste qua. Beh, ma le hanno combattute.
No, ma qui era imposta, non si chiamasse a parlare qua, e qui che avete visto le lotte sociali non era imposta, nessuno era, è la società che si ribellava dal mio punto di vista. E se la gente non ha già passato l'opportunità qua. Ma perché dobbiamo sempre fare la valutazione degli altri? Cioè, nel senso, se tu hai avuto la fortuna di cogliere le opportunità, se hai avuto l'intelligenza, va bene, il problema è degli altri, cioè noi non siamo né salvatori, non siamo né giudici né salvatori degli altri. Se gli altri sono fatti scappare, va bene, sono fatti scappare, ma esiste anche una parte di persone che gli è stato impedito di raggiungerle. Benissimo, allora noi con queste persone non possiamo fare più niente, non possiamo certo salvarle, non le possiamo neanche condannare. Facciamo in modo di rimuovere le condizioni che hanno creato questo. Le condizioni che hanno creato questo si chiamano religione cristiana. Benissimo, noi ce la prendiamo con la religione cristiana. Se poi uno ha fallito, è un problema del suo fallimento. L'importante è che non falliamo noi. Cioè a me, sinceramente dire, no, ma perché io ho fatto questo e gli altri non hanno fatto? Gli altri non hanno fatto, non hanno scelto di non farlo. O non hanno avuto la possibilità di farlo. Benissimo, è un problema loro. A me dire, facciamo gli altri. Vi è scappata un'occasione, non gliela rinfaccio, io dico esiste una condizione che vi ha portato a questo, io vado a rimuovere questa condizione perché non voglio che si ripeta, basta. Sì, ma io perché devo dire fatta che gli altri non hanno colto l'occasione? Vabbè, è un problema loro, l'importante è che sia io che coglio l'occasione. Se uno che vuole fare il prete e si fa il casto per fare il prete, poi alla fine non deve segare il prodotto, no? Ma che lo faccia, cioè, se esatto. No, cioè nel senso che se vogliono che castrare per fare i sacerdoti, lo facciano pure, però non è un problema che mi riguarda, non li faccio neanche la morale, insomma, cioè, se uno dice, vabbè, io non voglio, i cristiani non vivono la sessualità bene, benissimo, non la vivono bene ed è un problema loro, l'importante è che non la viva male io. Ma quello che a me mi domando... Perché ti devi porre delle domande? Tu non devi porre delle domande, porsi delle domande sbagliate, è sbagliato. Ma detto, se ti pare evolvere, perché devo domandare qualche perché o no? Beh, questi perché se ti hanno già risolti, se la vita te li ha già risolti... No, ti siete voi, sei che sei una possibilità di evolvere, perché sennò tutto sei... Ma cosa significa evolvere? Cioè, andare verso... Verso cosa? Eh? Andare verso cosa? Verso la realtà. Ma la realtà ci sei già in mezzo alla realtà? No, questo è vedi, questa è una visione dualistica in cui c'è il bene e c'è il male. No. Il bianco e il nero, a me non piace, scusa, vuol dire che la realtà è separata, ma io sono dentro la realtà, ci nuoto nella realtà, cioè nel senso che io non posso sfuggire dalla realtà, ci sono dentro, cioè nel senso, cioè, questa visione di proiettarsi sempre dall'esterno, di essere stretti da cose, in realtà noi non siamo stretti da niente, siamo dentro il mondo, da lì non ci scappa, perciò la realtà, vabbè, tu non la vedi, ma ci sei dentro. L'illusione esiste? L'illusione, la religione, la realtà è un'illusione. L'illusione è una realtà. L'illusione è una realtà. Basta, cioè questo qua chiude qualsiasi tipo di conversazione. Ti saluto, ciao. Bene, ciao. Problemi di Pagnino, vabbè, accettiamolo. Sì, pronto? Pronto, Francesco, scusa, visto che c'è spazio libero. Parlando dell'aborto, sono rimasta male di quel signore. Rabì, che secondo te, no? Sì. Al basso, perché mi rimbomba. Secondo te, sì, la donna gestisce il bambino dentro, eccetera, lo vive dentro per 9 mesi, però il rapporto sessuale e amoroso se della coppia. Sì. Naturalmente, forse non si accorda prima di prevenire, oppure da cambiare il rapporto. Ci sarebbe da fare un problema, sì, appunto. Il problema è più profondo. E dopo che si è fatto, che si alcune donne, non per giustificarle, per carità, però si è giusto fare dei volte le critiche, il mio pensiero, che se dei donne o dei ragazzi che butta via questi bambini, ma perché? Perché secondo me non si sta in solidale l'uomo, no? In coppia. Ma ci sono anche famiglie in cui sia il padre sia la madre buttano via i bambini, cioè nel senso che non è solo la responsabilità della donna, insomma. Sì, appunto, anche queste coppie di ragazze, magari lui dice ci sposiamo, il desidera sto bambino e dopo certi lo abbandona, eccetera. Sì, ma vedi, tipo... il problema è questo, è un problema di cultura, di educazione, di società. Sì, se varie le cose, le realtà, in questo senso. I comportamenti delle persone non sempre sono liberi. Tante volte sono condizionati dall'ambiente della cultura. Però mi sono sempre d'accordo, detto Francesco, che se una sa che rischia l'aborto il 90% di non proseguire quel tipo di rapporto oppure fare un altro sistema, non possiamo stabilire dal medico, eccetera, le cose che per me sono importanti non sono importanti per gli altri. Sono delle donne che hanno fatto dei sacrifici enormi, ad esempio, per avere dei figli. Benissimo, ma non le possiamo criticare nel loro desiderio. E magari dopo che loro non prevenivano, allora questo è giustificabile.
Devo essere di giustificazione molto valide, sento, per carità, non ma è noi, noi dobbiamo sempre cercare di comprendere quali sono i motivi per cui spingono delle persone a una coppia. Però io ho detto, la signora che hai detto prima, se vero, secondo me, desidera dei donne che dopo la che ha fatto l'aborto volontario, sì, resta molto ma molto sì, male, perché dice, guarda, potevo avere un bambino che adesso lo desidero e l'ho perso, insomma. Ma, ciao. Non siamo certo noi a dire che l'aborto è una moda, è un modo di fare, è una sciocchezza. In realtà l'aborto in qualsiasi caso per ogni donna rappresenta sempre un dramma. L'importante è che questo dramma non diventi una condanna, cioè nel senso che il fatto stesso che i cattolici, i cristiani siano sempre all'attacco, alla condanna, all'offesa, al fatto di denigrare queste donne già li crea una condizione di sofferenza enorme. Cerchiamo di rimuovere queste condizioni culturali. Sì, pronto? Sì, ciao. Ciao. Dunque, io volevo fare un elemento che nessuno parla mai, ed è questo. Parlo prima di una, faccio un discorso abbastanza breve, parlo prima di una roba, cioè una mamma che butta nel cassonetto un bambino, no? Sì. Cioè, quindi un già nato, un essere umano esistente, sì, non che mi fosse problema se sono un essere umano o meno. Evidentemente non ha nessun rispetto per questa vita, quindi se parliamo del rispetto, questo rispetto quindi, va dove è un problema, è un problema che fare un discorso un attimo dire, sì, perché sì, se sì, non posso andare a telefonare, posso ascoltare, tanto va. No, parla pure. Ecco, allora, praticamente il rispetto di un bambino che va buttato nella spazzatura, giusto? Sì. Allora, se parliamo del rispetto, voglio dire anche perché cosa dà la possibilità anche alle extracomunitarie di partorire in anonimato e quindi dare in affidamento questo sì, essere umano, quindi non avere nessun bisogno né economico né politico né di nessun genere di andare a buttare un essere umano nella spazzatura. Sì, è ingiustificabile perché c'è un danno, l'uccisione verso un essere sì, nato. Bon. Allora, detto questo, parliamo del rispetto, no? Allora, nel momento in cui una donna e un uomo va a letto assieme, si prende una responsabilità reciproca e anche un amore reciproco, si spera, o comunque un desiderio sì, reciproco, cosa fare i suoi. Però nel momento in cui ti fai un atto di questo genere, così come quando ti fumi una sigaretta, quando ti prendi l'auto, qualunque cosa della vita, ti gara tutte le tue responsabilità. Allora, il discorso è questo. È vero che la donna ha una responsabilità biologica in più, nel senso che in caso dovesse essere una fecondazione, la donna si trova a dover fare il parto. Ma chi sa che dà alla donna il diritto di menomare il diritto del maschio di avere il figlio? Questo è un grosso problema, però il potere rimane sempre la donna. Scusa un secondo, sì, scusa perché sono due regolari. Non va bene che la donna abbia l'assoluta discrezionalità di questa roba, nel senso che se mi da maschio padre, secondatore se preferisci, voglio tenere il figlio senza dare responsabilità alla donna di mantenimento, dovrei avere il diritto che la donna portasse qua a compimento. È un po' arduo obbligare qualcun altro a fare. Non è un arduo, perché sì, anche è lei ha la sua responsabilità quando viene a letto con me. Non esiste, cioè in tutte le cose, non ha rispetto per me. Le cose non si fanno solo con razionalità, si fanno anche con sentimento, si fanno anche per trasporto o persecuzione. Però il sentimento te lo tieni a casa se non vuoi. No, ma non puoi. Non puoi. Responsabilità, perché un maschio quando va a letto con una donna, che ha la sua responsabilità, quando c'è il divorzio, i giudici condannano il maschio al mantenimento, condanna i maschi al mantenimento dei figli, quindi il maschio la grave responsabilità dei figli, perché non va ad avere anche la donna la responsabilità in maniera equa? C'è una discriminazione sulla gravidanza, e la responsabilità cioè è maggiore della donna, perciò è giusto che disponga lei. Non è maggiore della donna, è solo perché un fatto no, biologico in più, ma la responsabilità è dice niente. Sì, ma signore, non esiste un problema che la gravidanza fa morire o la gravidanza disfa il corpo, perché ci sono donne che ha fatto la gravidanza. Scusa, se una donna si sente di essere responsabile verso i figli, il fatto di avere un figlio, ma non si può sentire in grado di abbandonarlo. Nessuno che ha il diritto di menomare il mio diritto di padre. Però il fatto stesso che la vita appartiene alla donna ed è la donna che fa la gestazione. No, ma questo è un principio dogmatico religioso che permette te. Cioè, è un altro biologico. No, è una religione tua. È un altro biologico. No, è un altro biologico. Non essere uguali. Di fronte a un altro biologico. Di fronte a un altro biologico. Bambino della spazzatura, per dire, gli esseri umani va rispettati. Sì. Ma se no? Il maschio va rispettato come va rispettata la donna. Allora, rispetto ai dati biologici. La maschio deve avere il diritto di poter avere il suo figlio.
sono d'accordo che ha detto che era il suo figlio, però la, la biologia ti impedisce questo. No, la biologia è la politica che mi toglie, è la discriminazione, la menomazione dei miei diritti naturali di vedere la donna che butta nel cesso il mio bambino se mi desidero averlo. No, è una gravissima violazione. No, non è una violazione. È una parte di DNA quell'essere là. Allora la donna è una parte di DNA, prende la responsabilità che in caso di gravidanza sul maschio da voi le porta fino in fondo. Per questo è biologico, non siamo pari. Il maschio è una tendenza a freno, è da pensare che sei. No, perché? Allora, perché sì, perché se succede dopo si obbliga al mantenimento. No, è troppo comodo, non c'è uguaglianza dei diritti. Questo è un problema culturale di responsabilità di società. No, questa è una discriminazione contro i diritti dell'uomo, è ben diverso. È una forma di razzismo. Oggi l'uomo discriminato, la persona, l'essere discriminato al mondo, è il maschio bianco, trentenne, giovane, magari veneto. Perché tutti gli altri, i marocchini, i meridionali, gli zingari, gli extracomunitari, la donna, tutti i diritti che vi rispettai, tutti. L'anziano, tutti, il bambino, senti sì, maschio trentenne, te che hai anche il diritto di vedere che tuo figlio, se tu decidi di tenerlo, venga salvato, vi buttano le scuasse e ti dite sei una merda, vai a lavorare, paga. Questa è la verità, signore, bisogna che cominciamo a ragionare in termini di uguaglianza reale, non con dogmatismi. Ci dovrebbe essere anche un discorso biologico reale, cioè nel senso di parità. Ma sì, allora, siccome non siamo in una situazione di tribalità, no? E ognuno, perché se dovessimo parlare di naturalità, allora mi sono più forte, faccio un po' le persone, mi recupero la propria delle sue ricchezze e questo se è tu, se tu desideri un figlio, allora dovresti cercare la donna in cui sei sicuro che questo figlio... E la donna altrettanto, se prende la sua responsabilità, se desidera andare a letto con un uomo, si prende la responsabilità e si accerta che quell'uomo non voglia o voglia figli. Va bene. Deve fare questa uguaglianza, sì. La resta è religione. Va bene. Ciao. Ciao, ciao. No, e ora, questo ascoltatore ha sollevato delle cose che sono molto importanti. Prima di tutto, il problema è così drammatico perché c'è un problema di sessualità enorme. Sono esistiti degli studi antropologici fatti in società non contaminate al cristianesimo, in cui gli antropologi hanno rilevato che esisteva una forma di sterilità psicologica, cioè nel senso, è stato fatto un convegno del genere a New York nel 73, in cui nelle società chiamate primitive o naturali o più semplici, le donne riuscivano ad arrivare a degli stati di infertilità o di sterilità soltanto per scelta culturale. Di conseguenza il rapporto con la sessualità era ben diverso. Non si problema il caso appunto di gravidanze indesiderate o di errori nei rapporti sessuali. Perciò tutti quanti i figli erano voluti. Il fatto che poi ci sia una società, una cultura in cui i figli vengono voluti nella spazzatura deriva semplicemente anche da lì, da un fattore culturale. Perché quando noi abbiamo un testo sacro per i cristiani, che è la Bibbia, in cui il Dio dei cristiani dice ad Abramo, prendi tuo figlio Isacco e me lo vai a sacrificare con me. E il buon Abramo parte e va a uccidere suo figlio, tranquillamente, senza piangere, senza soffrire, implica anche un distacco emotivo dai genitori rispetto ai loro figli. Perciò come vedete, il cristianesimo, il monoteismo, l'ebraismo, l'islam hanno creato una condizione psicologica, antropologica e culturale e religiosa in cui le persone si trovano in difficoltà ad affrontare le cose. Perché se voi pensate, società ben diverse hanno risolto questi problemi, perché tutte le società studiate in tutto il mondo che non avevano rapporti con la visione cristiana, con la visione ebraica o con la visione islamica, non avevano rapporti, non avevano problemi di rapporti tra uomo e donna e non avevano problemi di rapporti con i figli. Di conseguenza, certi problemi che noi li abbiamo perché viviamo in una società cristiana, perché purtroppo la carne occidentale è stata contaminata dal cristianesimo e dal monoteismo. Allora, o noi affrontiamo i drammi singoli delle persone, come questo ascoltatore che interviene e che dice che non ha diritti su un figlio concepito, benissimo, allora noi affrontiamo un problema specifico, però non andiamo a rimuovere la causa dei problemi, non andiamo a rimuovere l'origine dei problemi. Dov'è l'origine di questo problema? Dov'è che sorge questo dramma? Sorge dalla presenza criminale di una religione come quella cristiana nella nostra cultura, da una religione che viene dal monoteismo. Tutti i monoteismi hanno sempre avuto un attacco a cosa? Ai diritti dei singoli, ai diritti delle persone. Se voi pensate che nella Bibbia così esaltata c'è rivolta alla donna l'invito, vai per il mondo e partorirai con dolore, cioè nel senso che la sessualità è vista come una condanna. Certo, quella frase ha generato una certa cultura e di conseguenza ha generato anche nella donna una forma di ribellione verso questa imposizione. E allora
cosa possiamo fare questo? Certo, noi ci troviamo a vivere, dopo 2000 anni di cultura cristiana, in cui questi sentimenti di rabbia o di ribellione sono presenti. E quando sappiamo che esiste una ribellione non avviene per fattori intelligenti o razionali, ma avviene sono impulsi. E allora, chi si trova in mezzo a una situazione del genere ne soffre. Sicuramente non è una cosa facile. Però se noi siamo più attenti alla realtà, se noi siamo più attenti a quello che, a quello che accade, a quello che ci è vicino, noi dobbiamo lavorare affinché le cause che hanno prodotto questo, che hanno prodotto i problemi di cui abbiamo discusso fino adesso, che continuiamo appunto a discuterne e che ci fanno soffrire, devono essere rimosse. Io non posso trovare delle soluzioni per l'ascoltatore che ha chiamato, che dice io ho il diritto di avere il figlio e che la donna non me lo porta a termine. Non si può imporre a questo. In una cultura diversa, in una religione diversa, in una società diversa, questo problema non si sarebbe posto, perché sicuramente il figlio sarebbe stato visto come un qualcosa che apparteneva alla comunità, che apparteneva alle persone, e ben più facilmente si sarebbe avuto la possibilità di trovare un'intesa. Purtroppo il monoteismo ha condannato la sessualità, ha condannato l'uomo, ha condannato la donna, ha creato una società violenta di imposizione, di sofferenza. Il Dio dei cristiani ha detto ad Abramo: prendi tuo figlio Isacco e vallo ad uccidere. Ed Abramo è partito per uccidere suo figlio. E allora, finché noi vivremo all'interno di una società cristiana monoteista, questi drammi ci saranno sempre. Noi pagani siamo qui a ricordare una cosa, che esiste una visione religiosa alternativa, antagonista, diversa, che fornisce una soluzione a questo. Logicamente, purtroppo, la soluzione non è a breve, nel senso che la soluzione richiederà anni di lotta. La rassegna stampa che abbiamo fatto ha documentato questo, in cui abbiamo visto che i cristiani, i monoteisti, tutti uniti, sono impegnati a far soffrire le persone. Bene, a me, come pagano, interessa rimuovere la causa di questa sofferenza. La causa di questa sofferenza è nelle parole criminali di un Gesù Cristo, e parlo per la realtà europea. Le parole criminali sono fatte dai popoli che si considerano eletti o da gente che ha una visione unica e fa parte del monoteismo. Io combatto perché questo monoteismo sparisca. Do il mio contributo. Bene. Purtroppo mi dispiace per gli ascoltatori che stanno chiamando, ho soltanto un minuto, io vi saluto, io vi ricordo che parleremo di questa tematica ancora questa sera dalle ore 19 alle ore 20 e di conseguenza, visto che il tema colpisce ed effettivamente è un tema che ha un impatto emotivo enorme, ne parleremo ancora questa sera più tardi. Io do appuntamento agli ascoltatori alle ore 19, ciao a tutti.